una variazione del tema delle canzoni di Richard, che è relativamente semplice. Se nell'equazione di Richard scriviamo via i termini inizio, lasciamo solo i termini verticali, otteniamo l'equazione di Richard unidimensionale. Che sia possibile usare questa equazione per esempio per studiare le modalità di flusso verso il basso, cioè il problema vero e proprio dell'infiltrazione in un punto, può essere questionabile in alcune situazioni. Comunque questo è stato fatto e anche voi userete un soltore dell'equazione di Richard in 1D, cioè in cui l'acqua si può solo muovere lungo la direzione Z e non lungo le direzioni ZY. La cosa che vi presento in realtà qui è una semplificazione, una ipersemplificazione dell'equazione di Richard, per farvi capire che cosa si ottiene se via via si semplificano i termini. Non vi do spiegazioni sul fatto che si possa appunto no, usare l'equazione di Richard 1D, almeno non adesso. Ve le darò posteriori quando avremo nella prossima parte di lezione parlato del moto nel suo complesso tridimensionale. Diciamo che la forma più semplice in cui si può determinare una soluzione dell'equazione di Richards, dopo varie semplificazioni che hanno una certa complessità e che io non, per ragioni di tempo non vi faccio, è che la soluzione dell'equazione di Richards sia decomponibile nel modo che vedete scritto qui, in cui ho l'assunzione che è fondamentalmente data come somma di due termini. C'è il primo termine, z' di D, che è la variabile profondità nella direzione verso il basso. E D è la posizione in profondità in cui si trova la falda. Quando z' è uguale alla posizione della falda, la assunzione è zero. Sulla falda la pressione è zero, nulla. Per definizione, cioè per il sistema di riferimento, di misura della pressione che ci siamo dati ancora la volta scorsa. Quindi qua dimenticate per il momento questo secondo termine, dimenticate questa curva che vedete disegnata qui. Vi sto dicendo quindi che in certe condizioni esiste un termine che è appunto il termine di equilibrio idrostatico in cui la pressione si distribuisce variando in modo lineare, non solo come siete abituati a pensare all'interno della falda, cioè dentro l'acqua, ma anche al di fuori della falda. E al di fuori della falda, quando z' è minore di D, questa pressione decresce linearmente. Per esempio, se io ho la falda a 2 metri di profondità al di sotto del pavimento e non infiltro altra acqua e non agiscono per esempio l'evaporazione che tende a diminuire la pressione in superficie, la pressione in superficie è approssimativamente meno 2 metri. È la conclusione che deriviamo dall'accettare che il primo addendo della formula che vedete disegnato lì. DH è la posizione della falda, 2 metri. Se z' è uguale a 0, la posizione del piano campana di riferimento, la pressione è 0 meno 2 metri meno 2 metri.
realtà c'è anche un coseno al quadrato di teta. Quel termine coseno al quadrato di teta sta a significare che in realtà, mentre qui, beh, qui il mio teta qui è 0, teta è la pendenza del punto in cui mi trovo. Se mi trovo in una posizione dipendente, pendente, per effetto della proiezione del sistema, la mia pressione, il mio calcolo della pressione contiene anche questo termine coseno al quadrato di teta zeta, che è la pendenza della superficie su cui mi trovo. Ma qui il coseno di teta è 0, sono sul piano, e quindi sarebbe meno 2 metri. In questa espressione della pressione, che io vi dico può essere un'approssimazione della soluzione dell'equazione di Richards, c'è anche un termine psi con s, che è un termine che varia velocemente. Allora, il primo termine è la soluzione idrostatica, quella in cui l'acqua non si muove, le forze capillari sono in equilibrio con le forze di gravità. Se io immetto dell'acqua, in realtà vale lo stesso anche se ne tolgo dalla superficie, varia la pressione. In particolare qui sto pensando all'inibizione, perché la psi, anzi, qui se la psi aumenta vuol dire che sto in realtà evaporando. Il fatto che io evapori poi contribuisce con un termine transiente sulla superficie che poi si va distribuendo verso il fondo. Una soluzione di quel tipo lì sorge da può derivare, per esempio, nel caso più semplice, dall'analisi di un termine molto semplificato dell'equazione di Richards, dove qui riconoscete la variazione volumetrica di contenuto d'acqua nel volume di controllo che sto considerando, e qui avete che sopravvive solo il termine diffusivo in Z, perché ho considerato poco variabili per ragioni che non vi sto a spiegare, poco variabili, poco contribuenti gli altri due termini in X e in Y, e in questo caso la conducibilità idraulica costante. La conducibilità idraulica, su cui vi ho fatto una testa grande, la conducibilità idraulica non è una costante, non è generalmente una costante nel caso in saturo, perché man mano che l'acqua si sposta in un senso o nell'altro all'interno dell'insaturo, la conducibilità idraulica varia. Ma qui potrei pensare, per esempio, faccio uno sforzo e penso che comunque la variazione di acqua non sia così rilevante, e provo ad immaginare di poter mantenere la conducibilità idraulica costante, una certa conducibilità idraulica, per esempio, efficace. Questo perché lo faccio? Perché storicamente noi facciamo sempre la solita operazione di cui vi ho forse già detto, no? Applichiamo il teorema di Maslow, che dice che se noi abbiamo un martello ogni problema diventa un chiodo. Siccome noi questa equazione qua la sappiamo risolvere, allora cominciamo a fare semplificazioni, la sappiamo risolvere analiticamente. Cominciamo a fare semplificazioni e assunzioni finché mi trovo con questa equazione, diciamo adesso questa equazione io la so risolvere, quindi, e dopo alla fine magari con un po' di misure mi convinco anche che va bene, che descrive realmente quello che succede nella realtà. Qui ho lasciato che la capacità idraulica fosse variabile con psi, ma in realtà posso fare uno sforzo ulteriore, mettere qui uno psi con 0 e quindi dividere tutto per c di psi con 0 ed ottenere una diffusività idraulica costante. In questo caso l'equazione che io ottengo, la riconoscete, è proprio un'equazione di diffusione simile all'equazione di diffusione del calore, tal quale.
dove appunto ho fatto qui, faccio poi tutte queste semplificazioni. Questa è la capacità idraulica dei suoli, questa è la pressione dell'acqua, questa è la conducibilità idraulica di riferimento, eccetera, eccetera, eccetera. Non entro nei dettagli di questa soluzione, di questa equazione differenziale, sempre alle derivate, è del z quadro, lì, non del quadro. Una caratteristica di questa equazione è che è un'equazione lineare, i coefficienti qua sono costanti, è un'equazione a coefficienti costanti e ha delle caratteristiche molto, molto divertenti dal punto di vista della soluzione. Per risolvere questa equazione qua, che cosa devo fare? Beh, torno al grafico che vi avevo disegnato prima, cioè devo assegnare le condizioni al contorno, per esempio. Invece di assegnare condizioni al contorno di natura arbitraria, dico che in questo caso potrei considerare come condizione del contorno un impulso unitario, in questo caso di acqua che entra sulla superficie, un impulso istantaneo e unitario, cioè metto per esempio un chilo o un decimetro cubo, comunque un'unità, un'unità di misura che voglio, di acqua nel mio sistema, tutta nello stesso medesimo istante. E poi penso che di non aggiungere altra acqua. Sotto questa condizione al contorno vado a solvere l'equazione. Esiste una serie di teoremi che dimostra che in questo caso la soluzione generale, quando io ho un impulso, per esempio di precipitazione che mi cade sul mio suolo, che varia nel tempo, la soluzione generale al mio problema la posso ottenere con un'operazione matematica che si chiama convoluzione, in particolare la convoluzione della soluzione che avevo ottenuto l'impulso istantaneo unitario con l'impulso variabile nel corso del tempo. Adesso vediamo che cos'è la convoluzione. La convoluzione è questa operazione che vedete qua. Questa è la condizione iniziale di profilo. Per esempio, adesso io posso prendere come condizione iniziale di profilo, per esempio, un'ipotesi ragionevole potrebbe essere, non sapendo nient'altro, che la condizione iniziale sia quella idrostatica, meno ρg. Cioè, ρg z, la condizione idrostatica, l'equazione idrostatica è ρg z, dove però qui in questo caso z uguale a 0 è posto sul livello della falda, come aveva mostrato il tipo di soluzione precedente. Questo è un integrale e questa che vedete qui è la soluzione impulsiva di cui vi parlavo prima. Questa è la soluzione dell'equazione diffusiva di prima sotto un impulso istantaneo ed unitario, e questa invece è la precipitazione. E in particolare, siccome la precipitazione, qui stiamo parlando in termini di pressione, la precipitazione qui noi siamo abituati a vederla come metri al secondo, millimetri al secondo, millimetri all'ora, la dobbiamo tradurre però qui in termini di pressione, variazioni di pressione per esempio al minuto, al secondo, quel che è. E quella equazione iniziale ha questa soluzione qua, cioè quella che vedete sulla sinistra è proprio la soluzione generica, ed è quella che tra l'altro vi avevo illustrato all'inizio e vi avevo disegnato, cioè la psi con 0 di z era la linea verticale, meno lo z a partire dal livello della falda. Il termine sotto convoluzione è proprio il termine impulsivo. Si
Si può rappresentare anche graficamente questa cosa, se volete. Questa è la distribuzione iniziale di pressioni. Questo ho l'input di precipitazione che è variabile nel tempo. Questa ho quella funzione che si chiama funzione di risposta, la response, la F, che avevo qui l'ho chiamata R, ma pazienza, perché questo è un articolo che avevamo scritto. Questa è la funzione rispetto all'impulso istantaneo unitario. Se io faccio il prodotto di convoluzione della piotra che è questa con la risposta unitaria che è questa, la sommo alla condizione iniziale, ottengo la soluzione via via che risponde all'infiltrazione della risposta all'infiltrazione. Bene. So anche in grado di calcolarla, come è fatta questa funzione qua. In particolare la psiconesse, per ogni impulso di precipitazione che di durata, per un impulso di precipitazione di intensità costante, ma questa volta non istantanea, di durata t con p, la soluzione psiconesse variabile la so calcolare, e in particolare è r di p diviso k di z, dove k di z è la conducibilità idraulica, R di P è l'altezza, l'intensità di precipitazione che insiste costante nell'intervallo T con P, R di T diviso T con D è una funzione particolare. Questo per il tempo 0 minore di T con P. Per tempi maggiori, quando smette di piovere, l'evoluzione della soluzione è di questo tipo qua. Cioè c'è un termine che di nuovo non vi ricavo questa, come funziona questa equazione, com'è questa equazione, ma qui vi scrivo la forma completa dell'equazione che compare qui nella terza riga. Una cosa interessante è che questa soluzione, che è complicata, non pretendo che vi ricordate la soluzione a memoria, cioè se qualcuno ce la fa, benvenuto, però voglio che vi rimanga impresso l'idea che se noi semplifichiamo in modo opportuno l'equazione di Richards, ci sono, possiamo introdurci a dei casi in cui conosciamo le soluzioni. Qualcuno nel corso dei secoli recenti si è ingegnato a trovare le soluzioni analitiche in forma chiusa. E la soluzione per un impulso di durata T con P, in questo caso di intensità RP, è questa che vedete scritta qui. In particolare compare nella descrizione un certo TD, che è una variabile che ha le dimensioni del tempo, che è un tempo scala dell'infiltrazione che è uguale a Z quadro, la profondità del punto in cui vado a misurare Psi, diviso la diffusività idraulica, che qui è assunta costante. Quindi bello, perché sarà anche sbagliata questa cosa qua, sarà anche approssimata, ma comunque è un'equazione che io so scrivere e disegnare senza dover risolvere un'equazione alle derivate parziali con un metodo numerico, perché ho già la soluzione analitica. E comunque, anche se io possedessi un metodo numerico, potrei sempre pormi in condizioni simili a queste e vedere se la soluzione del metodo numerico coincide con, in questo caso, con la soluzione analitica che io ho ottenuto. Quindi potrei mettere nel caso generale del metodo numerico, specializzare i parametri, per esempio dire che sono costanti, assegnare dei valori a quelle costanti, poi usare questa equazione per prevedere quello che succede. E poi naturalmente l'altra cosa che potrei fare è quella di andare in campo, fare delle misure sulle pressioni e vedere se, nonostante la montagna colossale di semplificazioni che ho fatto per arrivare a questa equazione qua, che è fondamentalmente l'equazione di fusione del calore,
Nonostante questo, i risultati che ottengono in termini di pressione possono essere adeguati, per esempio, a trattare certi problemi. La funzione R che avete scritto lì prima, che è questa che contiene l'ERF cima che avete imparato a conoscere, perché è la funzione errore complementare, l'integrale di una gaussiana, 1 meno l'integrale di una gaussiana. Questa funzione R, al variare di quel parametro che abbiamo chiamato in tempo scala, varia in questo modo qua. In verità qua abbiamo fatto una cosa che abbiamo normalizzato anche il tempo, l'abbiamo normalizzato evidentemente il tempo, è il tempo reale diviso il tempo scala. E la forma della soluzione comunque presenta certi tipi di variazioni che sono questi rappresentati qui. L'equazione anche generale non lineare in 1D è più facilmente risolvibile di quella in 3D. Esistono in particolare per alcune classi di condizioni del contorno delle soluzioni analitiche. Questi che ho elencato qui sono tre metodi per trovare le soluzioni. Tra l'altro questa soluzione che vi ho mostrato prima è stata trovata con il metodo di separazione delle variabili da noi, ma si può trovare anche applicando dei metodi geometrici, secondo me è il metodo anche più carino dal punto di vista matematico. Ma di nuovo questo apre un altro campo del sapere, che è come si trovano le soluzioni analitiche delle equazioni differenziali. Questa è uno studio con questo tipo di equazioni dice qui nell'articolo che ne hai tratto, clay rich, di un suolo ricco di quei parametri, di un suolo ricco di argilla. Come vedete la condizione iniziale è una condizione idrostatica. Dove sta la falda qua? La falda sta dove la pressione è zero, sta a 2 metri di profondità. Sarà per questo che prima ho già avuto 2 metri. Quando comincia a piovere, la pressione varia in questo modo e via via questo rappresenta il fenomeno di infiltrazione. Dopodiché, finito la precipitazione, asintoticamente il sistema si ridispone di nuovo su una idrostatica che è qua. Cosa è successo nel passare da qui a qui? Semplicemente si è alzata la falda, perché a questo punto la falda è, diciamo, a mezzo metro di profondità. Questo per imparare anche a leggere un po' questi diagrammi e quello che succede. Questo è un piccolo programmino in R in cui tutte queste cose sono state implementate, ma comunque si potrebbe fare facilmente anche in Python. Sì, ho qualcosa da dire su questo, ma in questo momento non mi viene, quindi da questa parte ci fermiamo.